La domanda della settimana è come faccio a capire quanto consuma effettivamente la mia casa da quando ho installato l'impianto fotovoltaico? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi un'altra puntata delle FAQ sul fotovoltaico, in particolare per chi ha già un impianto. Rispondiamo quindi alla domanda come si fa a capire quanta energia annualmente o mensilmente consuma la mia casa, il mio ufficio, la mia azienda da quando ho installato l'impianto fotovoltaico. Prima appunto che avessimo l'impianto era molto facile, bastava prendere la bolletta, andare a leggere i consumi fatturati oppure il riepilogo dei consumi annuali e sapevamo esattamente quanto consumavano le nostre utenze. Adesso invece diventa un po' più complicato, perché oltre alla rete c'è un'altra fonte di energia dalla quale preleviamo quello di cui abbiamo bisogno. Quindi non abbiamo più modo di avere una misura diretta di quello che è il nostro consumo, ma va fatto un calcolo che non è così immediato per chi non è addetto ai lavori, ma basta sapere quali energie dobbiamo considerare e dove andarle a leggere. Risolviamo quindi il problema partendo dai dati che possiamo ricavare direttamente. Il primo dato ovviamente è il prelievo dalla rete, e quello, come prima, è molto facile da ricavare, nel senso che basta andare sulla bolletta a vedere il consumo fatturato o il riepilogo dei consumi, oppure ancora andare sul contatore di scambio, cioè il contatore che avevate già prima di avere l'impianto fotovoltaico, e arrivare fino alla sezione dei prelievi, dopodiché fare la somma di A1 più A2 più A3, che sono i consumi nelle tre fasce tariffarie. Recuperato il prelievo, dobbiamo andare a recuperare la produzione dell'impianto fotovoltaico, cioè tutta l'energia che il nostro impianto ha prodotto. Questo valore lo possiamo leggere o dal monitoraggio dell'inverter, perché magari l'inverter supporta questo tipo di funzione, oppure per avere un dato ufficiale possiamo andarlo a leggere sul contatore di produzione, che è il secondo contatore che vi hanno montato il giorno dell'allacciamento del vostro impianto. Solitamente è o vicino all'inverter o vicino al vecchio contatore. Andiamo a premere l'unico pulsante ovviamente che c'è su quel contatore lì e arriviamo alla voce immissioni, facciamo la somma di A1 più A2 più A3 e troviamo tutta l'energia che il nostro impianto ha prodotto da quando è stato allacciato al giorno in cui lo andate a leggere, oppure se leggete il periodo precedente all'ultimo giorno del mese precedente al momento in cui state prendendo le letture. Abbiamo il prelievo, abbiamo la produzione, ci manca un terzo dato che è l'energia immessa in rete. Questo valore lo troveremo sempre nelle immissioni, ma sul contatore di scambio. Quindi andiamo a leggere il contatore che avevamo già prima dell'impianto fotovoltaico, passiamo i prelievi, arriviamo alla sezione immissioni e ci segniamo anche lì A1, A2 e A3 facendo la somma. Abbiamo tutti i dati che ci servono, possiamo calcolare a questo punto il fabbisogno del nostro edificio. Noi sappiamo che parte del nostro fabbisogno l'abbiamo prelevato dalla rete, quindi quello sarà uno degli addendi della nostra somma, mentre il resto del nostro fabbisogno l'abbiamo preso dall'impianto fotovoltaico, ma dobbiamo trovare il valore dell'energia autoconsumata. L'energia autoconsumata è l'energia che è stata prodotta dall'impianto fotovoltaico ma non è andata in rete, quindi è molto semplice da ricavare. Basta prendere il valore dell'energia prodotta, sottrarre il valore dell'energia immessa in rete e a quel punto abbiamo l'energia autoconsumata. Quindi, riassumendo, fabbisogno totale del nostro edificio, della nostra abitazione, ufficio, azienda, qualsiasi cosa volete, è uguale a energia prelevata più l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico meno l'energia immessa in rete. That's it! Un discorso facile per gli addetti ai lavori, un po' meno immediato per chi è neoproprietario, e proprio a voi che siete neopossessori di impianti fotovoltaici consiglio di dare un'occhiata alle mie playlist FAQ sul fotovoltaico e gestire un impianto fotovoltaico, dove troverete questo video e tante altre informazioni su come gestire il vostro impianto, le scadenze annuali, alcuni tutorial e tanto altro. Se non volete stare a leggere sui vostri contatori, fare questi conti ogni mese, come vi dicevo nel video precedente, potete pensare
di dare un'occhiata all'ultimo pacchetto abbonamenti che ho creato, che si chiama Produttore Consapevole, che vi dà tra i vantaggi l'accesso a un servizio di monitoraggio mensile del vostro impianto che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Andate a vedere l'ultimo video, se no contattatemi sul modulo di contatto per maggiori informazioni. Su questo servizio arriverà presto anche una video recensione, però intanto lasciatemi qua sotto le vostre impressioni su questo video, se avete delle altre domande a cui non trovate risposta nelle mie playlist e se ci sono degli altri argomenti di cui vorreste parlare più nello specifico. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole, che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione a archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.